Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, siete qui su Spazio Aperto con Antonella Intranò Ugo Lombardi, buonasera. Buonasera, e Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Buonasera Rosario. anzi non ero andato in linea, buonasera a tutti quanti, lo ripeto, grazie Antonella, mi prendi sempre in castagna, non c'è niente da fare. Purtroppo questa sera subiamo ancora la mancanza di Massimo Bonella che per ragioni tecniche è impossibilitato a collegarsi con noi. Lo aspettiamo sicuramente per il prossimo mercoledì, intanto lo salutiamo. Bene, entriamo nel merito della trasmissione. Quindi ospite di questa sera è il dottor Giovanni Sgnaulin, dottore in comunicazione audiovisiva e multimediale, nonché esperto di economia. Bentrovato, dottor Sgnaulin. Buonasera. Buonasera a voi. Benvenuto. Lei è stato già ospite sia di Saiut che di Spazio Aperto, quindi i nostri ascoltatori la conoscono come appunto esperto di economia. E con lei naturalmente questa sera non potevamo fare a meno di affrontare un argomento di grandissima attualità. Parliamo naturalmente del Jobs Act, delle modifiche, se così possiamo definirle appunto, apportate all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e del decreto che è stato approvato il 20 febbraio ultimo scorso. Bene, dottor Sgnaulin, quali sono le sostanziali modifiche apportate dal decreto legislativo? Allora, prima di parlare dell'articolo 18, che poi è quello che focalizza l'attenzione maggior parte delle persone o dei media, in realtà volevo sottolineare o fare un quadro per capire che cosa ha portato questo decreto legislativo, che poi è stata una manovra abbastanza abile di Renzi di farsi dare la fiducia a una legge che non aveva i contenuti e poi i decreti attuativi, che sono questi che stanno entrando in vigore, questo entrerà il 1º marzo, no? In vigore, senza bisogno, primo maggio, scusa, 1º maggio, senza bisogno di dover passare per il Parlamento e tutte queste cose qua. Quindi sono decreti attuativi, quindi quella volta il Parlamento ha votato una scatola dove non sapeva nemmeno quali fossero, dovevano essere i contenuti, ha dato la fiducia cieca e quindi si è esautorato da solo e non può più intervenire. Ma fondamentalmente ha dato tre indicazioni. La prima è la forte riduzione del costo, del contratto a tempo indeterminato. Questo permetterà, attraverso gli incentivi, gli sgravi fiscali che ricordo dati alle imprese, equivalgono a 8.060 euro per 3 anni ogni nuovo assunto, a un abbattimento del costo del lavoro stimato attorno al 36%, quindi un bel risparmio per chi assumerà da oggi in poi contratti di lavoro, assumerà con contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tutele crescenti cosiddette. Ci sarà la flessibilità funzionale interna alla gestione del rapporto di lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà la possibilità di un demansionamento, cioè un lavoratore a parità non gli verrà decurtato il salario, ma potrà fare un lavoro al di sotto della sua qualifica di quello che stava facendo, per motivi organizzativi. E quindi questo è già un'abolizione dell'articolo 31 Pensate dello di poter Statuto dei dare la lavoratori. deduzione, dottore? Non ho capito, scusa, perché Scusa, scende il livello la mansione, ma la retribuzione mi pare rimanga quella. sì, la retribuzione rimane quella, ma gli Interruzione. viene mandato giù, cioè scendi di un gradino nelle mansioni. L'altra abolizione di un altro articolo 4, sempre della legge 300 del 70, che è lo Statuto dei lavoratori, è il controllo a distanza. Erano punti, assieme all'articolo 18, fondamentali quella volta per i lavoratori, che sancivano alcuni principi, quello di non essere controllati durante il lavoro, quello di essere retribuiti, ma non solo retribuiti, ma non far sì che potessero
perché può essere anche una punizione, abbassarti la mansione che tu stavi facendo. Ma l'ultima cosa, ed è quella importantissima, che è stata quella di eliminazione dell'articolo 18, cioè quello della impossibilità di licenziare i lavoratori per giusta causa. Questo viene risolto il tutto attraverso un sanzionamento, così viene chiamato anche oggi sulle sei pagine dedicate dal portavoce della Confindustria, il giornale Il Sole 24 Ore. Il tutto può essere risolto con 15 mensilità di retribuzione. Esempio non banale: se uno si ammala e il datore di lavoro dice questo qua ha una malattia incurabile o una malattia che avrà molto ci vorrà molto tempo per essere curata, lo licenziamo. Il licenziamento, se lo impugno di fronte a un pretore, sarebbe illegittimo guardando la legge ancora. Però questa legge permette che il datore di lavoro ti diano alla facoltà, quindi tu come lavoratore ti puoi prendere 15 mensilità se sei d'accordo, altrimenti andrai davanti al pretore, andrai avanti con col dibattito giudiziario, esatto, altrimenti ti danno un massimo di 15 mensilità. E sappiamo, se sei ammalato magari ti servono questi soldi, il rapporto di lavoro viene concluso e quindi basta. Il lavoratore è estremamente flessibile, ma non solo: a fronte dei licenziamenti individuali ci possono essere anche i licenziamenti collettivi per questioni economiche, cioè giustificate per questioni, a parte che l'azienda può fare anche a meno di giustificarlo più di tanto, la dice: per questioni economiche io ho bisogno di ridurre il personale, quindi lo può fare licenziandoti, dandoti una mensilità, no, a due mensilità per ogni anno lavorativo, per un massimo di 24 mensilità. Da questo questa legge entra in vigore in maggio e non è attuata, queste disposizioni di legge non sono attuate per i lavoratori assunti prima di quella data. Attenzione, tutti i lavoratori al di sotto dei 15 dipendenti, cioè le aziende al di sotto dei 15 dipendenti, automaticamente rientrano in questa legge. Non solo, ma chi per motivi X, facciamo un esempio, la ditta delle pulizie viene assorbita da un'altra ditta di pulizie, ebbene tu come lavoratore, nonostante sei stato assunto prima da quella ditta, però non fai più parte di quella ditta e quindi perdi automaticamente nel discorso di licenziabilità, perché sei stato assunto prima del 1° maggio di quest'anno e sarai assunto col nuovo contratto a tempo indeterminato e a tutele, cosiddette tutele crescenti. Quindi sei come fossi un neo assunto, anche se hai 30 anni di servizio e via dicendo. In poco tempo, in questo modo, in poco tempo tutti siamo potenzialmente rientriamo in questa casistica. Sappiamo quanto presto stanno le aziende chiudere e poi riaprire, soprattutto in questo momento anche cosiddetta crisi economica, e in poco tempo ci troviamo tutti con questo nuovo contratto a tempo indeterminato e a tutele crescenti. Questa è l'intelaiatura della legge, una legge che è stata diciamo queste riforme sociali che derivano dalla lettera ancora della BCE del 2011, che è stata quella che ha dato da una parte l'aumento dell'età
per accedere alla pensione, l'aumento dell'età contributiva e l'aumento anche dell'età anagrafica, e da una parte, e dall'altra questa di rendere le aziende, dare la possibilità alle aziende di essere, di licenziare più facilmente, così si crea più occupazione, come dice Renzi, non lo so come si possa, se è più si può creare occupazione licenziando, essere più flessibili in uscita, in entrata non si sa, perché per assumere delle persone bisogna che l'azienda produca, bisogna che l'azienda, il PIL o l'economia cambi il suo trend, altrimenti non si creano posti di lavoro fittizialmente. Sarà più facile, ma magari anche all'inizio non lo escludo che ci sarà un aumento delle persone assunte con questa forma di contratto. Bisognerà vedere però, fare il rapporto con quanti invece usciranno dal mondo del lavoro con questo contratto, con questa tipologia di contratto. Ecco, e sostanzialmente è questa l'intelaiatura, cioè essere più, per noi che lavoriamo, siamo più flessibili, perdiamo tutti i diritti, siamo in pratica in mano e in balia di chi può decidere della nostra vita. Ci ha spostata l'attenzione dal mondo, dalla persona, così tanto declamata in questa società, dove la persona, prendiamo anche chi dice che la persona viene prima di tutto, la vita prima di tutto, bene, si sposta l'attenzione dalla persona e si centra sempre di più sul denaro, no? questo feticcio, questa invenzione sociale che è il denaro, per dare ancora maggiore enfasi a questo pezzo di carta che può decidere. E ne vediamo e di tutti i colori. Sostanzialmente, non che può decidere, non è un'ipotesi, è un fatto. È un fatto, sì. Decida. Ma dottor Spinonil, questi provvedimenti adottati e approvati con tanta velocità, con tanta urgenza, sembrava che il nostro paese non aspettasse altro, voglio dire, sono davvero propedeutici al rilancio dell'economia? Assolutamente no. Questa legge non è che fa rilanciare l'economia. L'economia viene rilanciata, se si rilancia, perché secondo alcune analisi siamo arrivati ormai da questa crisi economica, non ne usciamo. Attenzione, la crisi non è una, diciamo, un trend lineare che scende in continuazione, avrà delle punte magari di ripresa, però non si arriverà mai al massimo di produzione di questa fase. E adesso non vorrei fare troppo difficile la cosa, ma normalmente a noi l'economia ci viene spiegata come una curva che sale, poi tocca un picco, poi scende, è arrivato al massimo della discesa, poi riprende e via dicendo. Oggi invece siamo arrivati al massimo della contraddizione di questo sistema, e lo vediamo attraverso la deflazione, cioè non c'è domanda, abbiamo prodotto più di quello che il mercato assorba. Non sto ad analizzare se non lo assorbe, non assorba la produzione il mercato perché ci sono pochi soldi e quindi non tutti accedono ai prodotti, o perché la potenzialità della produzione, della capacità produttiva dell'industria è talmente alta che ha ormai esaurito tutte le richieste di consumo. Quindi questo trend che noi stiamo vivendo e sta scendendo, no, della produzione, avrà anche dei piccoli picchi di risalita, ma non si risalirà mai fino al massimo, che è del 2007, no? Siamo già sotto, abbiamo perso un 20% di capacità produttiva dall'inizio della crisi ad adesso, quindi c'è chi ha calcolato che per arrivare a quel trend di produzione del 2007 dobbiamo attendere il 2011 per arrivare a quella capacità produttiva che eravamo arrivati. Per cui non è una legge sulle carenze o portando via dei diritti dei lavoratori che questa fa sì
che ci sia la ripresa e quindi ci sarà occupazione. Non è vero, l'occupazione, la ripresa più che l'occupazione, la ripresa economica viene data da fattori economici, cioè in questo caso dal mercato, se assorbe o meno la produzione che tu fai, non certamente perché è più facile espellere dal mondo produttivo le persone. Però ha un fatto fondamentale, che questa legge fa diminuire, come dicevo prima, il costo cosiddetto del lavoro, a parte l'inciso che il lavoro più che costo è fatica, no? Ma fa diminuire il costo del lavoro, quindi le merci italiane sono competitive, cioè costano meno nei confronti dei merci di altri produttori. Questo qua ha diventato che scatenare una guerra fra noi poveri, che siamo disponibili a vendere la nostra forza lavoro per sempre meno soldi e quindi lavoriamo sempre di più per averne sempre meno accesso ai prodotti che noi creiamo. Questo fa scatenare una guerra e non farà nient'altro che aumentare la sovrapproduzione di merci che stiamo vivendo, perché ogni paese attuerà e sta attuando le stesse misure, per cui è un cane, è un classico cane che si mangia la coda, a meno che non trovare nuovi mercati di sbocco. Per il momento non ce ne sono, a meno che si sta tentando di andare ad esportare un po' tutto in Africa, ma in africani mi sembra che non abbiano molti soldi da spendere, quindi secondo me ne vedremo delle brutte, non delle belle, nel prossimo futuro. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il numero per intervenire in diretta, vista l'importanza dell'argomento. Spero che qualche lavoratore in ascolto voglia dare la sua opinione. Potete farlo chiamandolo 0422 1626 622 oppure intervenendo sulla chat di Sirius Web Network. Dottore Sgnaolin, sì. A me viene spontaneo fare alcune considerazioni, magari anche di aspetto un po' critico. Intanto chiamare Jobs Act una legge che riguarda gli italiani mi sembra che già sia difficile per gli addetti ai lavori. Immagini qualcuno che abbia voglia di capirci qualcosa deve magari prima tradurre dall'inglese il significato di questa formula di legge. Non solo, ma date queste premesse, mi chiedo se questa iniziativa del governo sia a favore o sia contro i lavoratori, e mi chiedo anche come mai, se i contenuti di questa legge sono magari poco accettati dal mondo del lavoro, in questo caso, visto che a proporlo è un governo di sinistra, non c'è pronta lì uno sciopero o una reazione del mondo del lavoro a livello nazionale, forse perché è formulata in maniera diversa da quella che avrebbe potuto fare un altro tipo di governo? Lei che ne pensa? Allora, c'è una, se noi guardiamo il panorama un po', qui entriamo un po' in politica, il panorama politico è questo. Prima di tutto sgombriamo il campo, questa non è una legge a favore dei lavoratori, prima di tutto. E che si chiami Job Act personalmente non mi piace, perché dobbiamo questi termini inglesi, che poi non è neanche corretto chiamarla così, no? Anziché dire è la legge sul lavoro, o per esempio la spending review, o si potrebbe dire revisione di spesa o risparmio sulla spesa pubblica, quindi uno capisce direttamente che cosa stiamo parlando e di cosa stiamo trattando. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, il mondo del lavoro è estremamente in crisi oggi, in crisi di identità, perché lo vediamo anche all'interno del Parlamento, perché non trova nessun rappresentante, nessuno che lo rappresenti all'interno di questo Parlamento. Sta cercando, ma non trova nessuna spalla. E lo sciopero che abbiamo fatto a dicembre, lo sciopero generale della CGIL assieme alla UIL, è stato, secondo il mio parere, semplicemente uno sfogatoio dato per far
per dire beh, noi comunque ci siamo, perché da quella data si doveva continuare la mobilitazione. Molto probabilmente c'è la paura che quella parte che dice di rappresentare il mondo del lavoro del PD, no, che è critica nei confronti del proprio segretario, no, si spacchi, e quindi elezioni, e quindi in sostanza gli va bene la sedia per cui dove lo scranno dove sono seduti, perché altrimenti se a uno gli interessa veramente il mondo del lavoro non deve avere nessun esito di abbandonare la sedia e dire io me ne vado, perché qui si sta facendo veramente strage, e non è un termine pesante, ma è vero, no? Si fa strage o strame, da noi diciamo, di tutto quelle lotte che sono state fatte nel passato per avere un lavoro più a misura d'uomo, più dignitoso. Beh, oggi non ci sarà più. Quindi il sindacato si trova in questa difficoltà nel trovare una sponda, ma soprattutto il sindacato è in difficoltà perché ha una struttura, lui stesso è strutturato nella vecchia maniera, nel vecchio modo uscito dalla seconda guerra mondiale. Cioè il sindacato ha diviso il lavoratore in tanti rivoli. Allora, prima ci sono i lavoratori pubblici, e guardate la manovra, si fa ai lavoratori privati e non ai lavoratori pubblici questa manovra, no? Riguarderà i lavoratori solo privati. Allora siamo divisi in lavoratori privati, in lavori pubblici, i privati sono divisi in categoria, tessile, metalmeccanica, edile e via dicendo, ma ognuno è poi anche diviso all'interno della propria fabbrica, perché fabbriche dello stesso tipo vicine hanno consigli di fabbrica diversi, ma magari a volte non si parlano nemmeno. Ecco, questa struttura non va più bene, deve essere completamente spazzata via, e ci dovrebbe essere una struttura diversa, una struttura territoriale, dove proprio attraverso questa legge che ha fatto rende il lavoratore sempre più precario, oggi ci sei, domani non ci sei più, se vai a lavorare attraverso i voucher o i buoni lavoro, no? Lavori un'ora, tre ore, cinque ore, poi non lavori più. E allora dove questi lavoratori, questi ultimi li possiamo trovare? Devono pure parlare fra di loro. Allora non può più esistere un'organizzazione immediata dei bisogni, no? di questi settoriale, deve essere territoriale, dove si abbracciano gli interessi di tutti, sia di quello che sta lavorando, ma del disoccupato e via. Quindi la struttura oggi della difesa immediata delle condizioni di vita e di lavoro, di vita soprattutto, no? E anche di lavoro degli ultimi, deve essere territoriale. Non può più essere chiusa attraverso una gabbia delle fabbriche, anche perché le fabbriche ormai spariscono. Ma come organizzi, no, dei lavoratori all'interno della fabbrica che oggi ci sono, domani non ci sono più, o se per caso hanno il coraggio di opporsi o di dire qualcosa si trovano subito fuori dal mondo del lavoro, possono essere sbattuti fuori senza giustificato motivo, come succederà? Succederà come per esempio è successo nei stabilimenti della Fiat, che nonostante ci siano persone in cassa integrazione, sabato sono andati a fare lo straordinario, e cinque solo hanno scioperato, nonostante la FIOM, che è maggioritaria, aveva dichiarato sciopero, ma quelli iscritti alla FIOM sono tutti in cassa integrazione, per cui scatta automaticamente, non vedendo un faro, non vedendo un obiettivo. Cosa succede? All'interno ognuno diventa, per virgolette, egoista, pensa a se stesso. Beh, mi dispiace per quello che gli è capitato di andare in cassa integrazione, ma io momentaneamente vado a lavorare. Se rifiuto, cosa mi fanno? Ho visto cos'è successo a quelli iscritti alla FIOM, li hanno messi tutti in cassa integrazione. Ho figli, ho moglie, non voglio andare, questo mi porterebbe
delle difficoltà. Sì, sono d'accordo moralmente con i cassi integrati, però se perdo il posto, ecco, scattano un po' tutti questi meccanismi se non c'è un obiettivo comune, no? Perché e quindi la struttura, così come è fatto oggi, delle organizzazioni sindacali è perdente, e dovrebbe essere una struttura territoriale che abbracci queste diversità, questi modi diversi del mondo del lavoro, perché sei occupato, disoccupato, e oggi ci sei o domani non ci sei. Ecco, la struttura deve essere estremamente cambiata. Punti di rivendicazione non possono essere che i soliti, perché lo vediamo e lo abbiamo detto prima: se non c'ho soldi per accedere ai prodotti e abbiamo una sovracapacità produttiva, perché lo dice il Sole 24 Ore, ogni tanto bisognerebbe anche leggere questo giornale, che è la voce dei padroni, che dicono ci manca la domanda. Cosa vuol dire manca la domanda? Vuol dire che il mercato è saturo, manca una domanda, una richiesta di prodotti in modo tale da far partire la produzione. Quindi vuol dire che se non consumiamo dovremmo avere minimo un salario più alto per poter accedere a questi prodotti, un salario che vada anche a chi rimane disoccupato. Ecco una grossa sfida, per esempio, che il sindacato poteva accettare, no? Renzi diceva diamo un salario ai disoccupati. Bene, sono il primo io a dire bene, salario ai disoccupati. Questa non l'abbiamo portata avanti, non lo sta portando avanti il sindacato attualmente. Cosa poi vado a richiedere? Una drastica riduzione per chi sta lavorando dell'orario di lavoro, perché i disoccupati, se sono tanti, cosa fanno? Fanno nient'altro che premere sul mondo del lavoro, e quindi io che sto lavorando accetto anche condizioni peggiori di retribuzione, ma anche di lavoro, per paura di rimanere disoccupato. Quindi i disoccupati premono per entrare nel mondo del lavoro. Un abbassamento drastico dell'orario di lavoro farebbe in modo di attenuare questa spinta, ma anche perché non è giusto socialmente che uno muoia di iperlavoro e l'altro muoia disoccupato, non c'è il lavoro. Tutti dobbiamo contribuire, ed è un principio, al mantenimento di questa società, non che chi lavora debba mantenere, perché poi alla fine è così, debba mantenere chi non lavora. Collabora anche tu, no? Quindi drastica riduzione dell'orario di lavoro e questo salario ai disoccupati con aumenti salariali. Queste sono le rivendicazioni classiche. Oggi come oggi, dico, queste sembrano bestemmie se noi andiamo a parlare del mondo del lavoro di queste cose, ma lo dicevamo tranquillamente negli anni '80. Io me le ricordo, le dicevamo, e non sembravano bestemmie. Abbiamo perso un po' questo orientamento, questo obiettivo, questo sì, e quindi quello che una volta sembrava normale rivendicare oggi può sembrare una bestemmia. Però non ci sono alternative, altrimenti ci soffochiamo da noi stessi. Ecco, questo è il mio pensiero. Scusate, sono stato un po' lungo, ma volevo proprio far capire qual è il mio pensiero su questo. Ma infatti la domanda di sintesi, dottor Signolin, era questa: questa modifica di legge avrebbe potuto, secondo lei, essere proposta da un governo di centrodestra? E comunque all'interno del PD la faida interna, quella contraria a questa modifica proposta nell'articolo di legge, parlo di Fassina e di altri, il motivo del contende era, mi corregga se sbaglio, rappresentato da un tempo piuttosto, diciamo, lungo, all'interno del quale apportare modifiche con gradualità. Mi pare si parlasse di 36 mesi. Questo mi pare che non sia stato accettato, e quindi sia anche motivo di frizione all'interno dello stesso partito. Esatto. Allora, lo dice Landini proprio ieri, su questo dice:
Renzi sta facendo le cose che Berlusconi non è riuscito a fare, perché se le faceva uno così di destra, perché ormai destra e sinistra, vorrei capire dov'è la destra, dov'è la sinistra, come diceva Gaber, no? Non le poteva fare perché avrebbe fatto nient'altro che compattare il centro-sinistra, dove c'ha la propria bacino elettorale nel mondo del lavoro, e questo non lo poteva fare certamente, certamente la destra. Lo può fare la sinistra, perché chi è all'interno del mondo del lavoro dice: ma sì, il PD, votiamo PD perché è quello di sinistra, no? Quindi non lo poteva fare la destra, perché la destra si sta fregando le mani, dice: lo fanno loro, meglio di loro, chi lo può fare, no? Non avendo opposizione, la destra non poteva fare, perché altrimenti avrebbe coalizzato quella parte di sinistra. La sinistra, quella più a sinistra, la chiamano la minoranza Dem, in realtà non fa cambiare le cose, dice: con più moderazione però ci arriviamo. Non è così che funziona il sistema. È un po', scusate se divago un attimo, è un po' come sta succedendo in Grecia: o si parte col piede giusto, o altrimenti quando hai preso un binario, quella è la direzione. Se io vado a dire accetto, cioè come in Grecia vanno a dire, è stato detto, aumento delle pensioni, assunzione del personale, no? Però accetto il regolatore di questo sistema, che è il capitale, che è il denaro, che è la finanza soprattutto, non posso niente altro che arrivare lì. Se la minoranza Dem va a dire: vabbè, in fondo lasciamo che comandi la finanza e non qualcos'altro, cioè l'uomo, la società, come viviamo su questa crosta terrestre fra di noi, e quindi sono azioni veramente politiche, no? Non se ne va fuori, cioè si va più lentamente, però si fa quello che il sistema capitale vuole, perché è così, funziona così, e sappiamo che il modo di produzione capitalistico è un modo sociale di produzione, non è sempre esistito e neanche non esisterà in eterno. Ci vuole volontà politica per fare un salto dove la produzione sia a misura d'uomo, in armonia con l'ambiente, dove questi sono i parametri che devono governare, non il parametro del denaro, il parametro della finanza, quanti soldi mi vengono in tasca. Se questo è il ragionamento, abbiamo già perso. Non conviene nemmeno illudere chi poi ci dà il consenso, ci può dare il consenso su questo. No, è un modo diverso, completamente diverso di pensare, e non si tratta di inventare, si tratta di liberare. Scusate se divago, ma questo voglio farlo chiaro. Si tratta di liberare quelle forze che oggi sono strette all'interno di queste leggi economiche, cioè ci sono queste forze che non stanno più dentro questa cinghia, no, che le tiene strette. Facciamo un esempio banalissimo. Allora, la produzione dovrebbe essere fatta in misura d'uomo e in armonia con l'ambiente. Oggi c'è la possibilità di farlo, abbiamo degli strumenti che i nostri padri, che ci hanno dato questo modo di pensare, non avevano. E ti parlo del web, dove ogni momento tu sai quante merci se ne sono andate, cioè che sono state consumate, e quindi quanto ne devi rifare per dare la possibilità a tutti di soddisfare i loro bisogni. Sappiamo che ci sono 10 aziende alimentari che governano il mercato alimentare. Bene, loro sanno quanto pasta ci vuole, quanti biscotti ci vogliono, però lo fanno perché c'è il denaro, non lo fanno per misura sociale. Allora, se noi che siamo intelligenti mettiamo le nostre forze comuni per far sì
che raggiungere quell'obiettivo di soddisfare i bisogni e esaltiamo noi la messa in funzione di robot, di macchine, per risparmiare tempo, liberare tempo di lavoro, per dare il tempo alle persone di essere, di vivere una vita, di godersi questa vita, no? Qui su questa terra, no? Questo dovrebbe fare l'economista. L'economista non dovrebbe fare quello di star lì a spulciare quanti soldi, che poi sono un'invenzione sociale, non sono niente i soldi, ma quanto tempo libero, no, alle persone dal lavoro, per la possibilità di godere questa vita, che non vuol dire spendere, espandere, ma vuol dire avere il piacere di vivere, e qua non mi dilungo filosoficamente, no? Però tutti devono partecipare al soddisfacimento dei bisogni di tutti. Dico, un sacco di lavoro sono sprecato. Volevo finire soltanto questo: un sacco di lavoro oggi viene sprecato per creare bisogni fittizi alle persone soltanto perché la produzione poi mi dà del ritorno del denaro. Quando uno ha dei soldi, o se non li ha, va in banca, gli chiede, ho un'idea, però voglio produrre questo prodotto. Allora prima fa l'indagine del mercato, allora un sacco di persone che studiano l'indagine del mercato. Due, ci sono persone che fanno i promoter, quello, un sacco di persone che fanno i promoter, pubblicità per far crescere un bisogno indotto che magari prima non c'erano. Poi della produzione magari è inquinante, deve essere altre persone che vanno a disinquinare perché tu producendo non hai tenuto in considerazione, guarda per esempio Eternit, quanto disastro facevi. Per avere cosa? Alla fine un prodotto che non è neanche socialmente utile, però crea profitto, crea denaro. Io queste cose mi fanno a volte arrabbiare, dico, ma sono io l'unico che ci arriva su questo, e quindi mi fa un po' tristezza. O invece altre, e sono convinto, tante altre persone ragionano in questo modo. Allora diamo voce, mettiamoci assieme, iniziamo a dirle queste cose, e secondo me sono convinto che anche altri la pensano così. Scusa, dottore Zianin, lei mi impone una riflessione, impone credo anche ai nostri ascoltatori, così come sarebbe prudente ma anche ottimale una valutazione di quanto potrebbe essere richiesto dall'utenza per quanto riguarda i prodotti consumo e non pensa che spetterebbe anche al governo valutare quanti posti di lavoro pensa che siano necessari nell'arco di 10 o 20 anni e quindi prevedere le varie mansioni che all'interno dello Stato possano essere richieste, piuttosto che poi mandare la gente all'arrembaggio? Ma come fa un governo che non metta, se non mette mano anche alla riduzione dell'orario di lavoro, pensare quante persone possono essere occupate attraverso questa legge? Fanno una stima, ma però sappiamo che mai le stime come possono essere ben modificate o tirate da una parte all'altra. Per esempio, disoccupato potrebbe essere, cambiamo il metro dei disoccupati, il disoccupato non è più uno che ha fatto per accedere al NASPI, che sarebbe un'altra cosa, che sarebbe la nuova assicurazione sociale per l'impiego che verrà creata, dice chi ha lavorato minimo 13 settimane nell'arco di 4 anni, perché così hai accesso a un minimo di assegno di sociale e di assistenza, cioè, hai capito? Quindi se io dico così, 13 settimane nell'arco di 4 anni sono niente, per sì. Cui non sei più disoccupato, quindi posso dire che i disoccupati sono diminuiti. Ecco, quindi voglio dire, è un po', non le fanno queste stime, o lo diranno falsando i dati, perché basta cambiare il parametro e i risultati, è matematica, i risultati cambiano, no? Per cui persone occupate e persone che stanno meglio non ne vedo io, personalmente. Sarò pessimista, sono una Cassandra, ma non vedo dati, ho provato a fare anche delle simulazioni, ma non vedo che l'aumento del tenore di vita ci possa essere perché ci saranno più occupati. Vedo il contrario, vedo un accentramento della
della ricchezza in mano sempre a meno persone e una povertà diffusa. Anche la middle class è costretta, io vedo anche con i dati ultimi, si sta restringendo, si sta andando verso il basso, per cui questa non se ne va fuori, non ne andiamo fuori. Mi dispiace deludervi, ma non è una volontà mia, io non posso fare niente, no, sono gli altri che determinano queste situazioni. Io posso soltanto dire cosa succederà secondo il mio parere, ma non solo, basta fare un po' di studi, guardate, andate all'Istat, l'Istat mette un sacco di dati, basta incrociarli, basta avere un attimo di sapere come si muove l'economia ed è facile insomma arrivarci. Faccio un esempio banalissimo: noi, nonostante ci dicano che abbiamo il costo del lavoro più alto, abbiamo la produttività più alta d'Europa, perché 21 milioni di lavoratori, sia dipendenti pubblici o privati, mantengono, scusa questo termine anche se non è giusto, mantengono 60 milioni di persone. In Germania 40 milioni di lavoratori mantengono 80 milioni di persone, cioè quindi se un terzo mantiene due terzi, vuol dire che la nostra produttività è molto più alta, no? È un dato che non ci vengono a dire mai, no, però è facile farlo, bisogna incrociare un po' i numeri e li vediamo, insomma. Ecco. Quindi io non vedo niente di buono. Nemmeno quella che viene tanto esaltata, cioè si sostiene che con questi provvedimenti il tasso di precarietà diminuirà. No, i precari saremmo diffusi, i precari non diminuiranno, saremmo più precari tutti quanti, no? Perché come dicevo prima, non hai più certezze che il tuo posto di lavoro possa rimanere tale, per cui potresti farti dei progetti, come è successo nella mia generazione. Entravi nel mondo del lavoro, il lavoro era magari non retribuito altamente, ma ti arrivava il salario regolarmente, potevi fare dei progetti, ti sei potuto sposare, fare una famiglia, eccetera. Oggi non è più così, perché quando questi nuovi contratti dureranno 3 anni, rinnovabili per 5 volte, 5 per 3, 15, sono 15 anni di insicurezza se ti danno se hai il lavoro. Chi fa un mutuo, inizia un mutuo con questa situazione? Personalmente ai miei figli sarei molto sono molto preoccupato, ma secondo me anche loro giovani non vivono una bella situazione, perché non sanno neanche loro cosa fare, cosa che pesci pigliare. Il loro futuro è questo, a meno che, come dicevo prima, noi iniziamo a ragionarci su queste cose, metterci insieme occupati, disoccupati, chi oggi ha il lavoro precario, chi non ce l'ha, e iniziamo a creare condizioni. Possiamo chiedere anche a livello voglio dire di comune, possiamo chiedere dei servizi, possiamo chiedere delle cose che ci vengano date gratuitamente, perché per esempio, non so, ci sono delle case sfitte, Latter, almeno qui a Mestre, ce n'ha un sacco di case popolari sfitte, iniziamo a chiedere che ce le diano. Quindi formiamo chi vuole, non dico sposarsi perché non è il termine giusto, perché almeno come la penso io, ma dei ragazzi, qualsiasi ragazzo, una coppia, può essere etero o meno, vuole convivere, diamogli questa casa, no? E quindi chiediamo questi servizi, dobbiamo iniziare così. Ecco, questo è questo che posso solo dire ai giovani. Una volta alla mia generazione le case sfitte le andavamo a occupare. Quello che sta succedendo adesso, peccato, esatto, che lo facciano altre persone. Comunque viene in mente, dottore, un'altra considerazione che credo abbia un senso unico, non c'è ritorno.
queste iniziative le vedo come iniziative che rendono ancora più precario il tessuto sociale, più debole la famiglia e più condizionabili diciamo, gli elettori. Condizionabili nel senso che qualsiasi governo, avendo creato una società molto debole, è in grado di condizionarli, ma anche di manipolarli. Credo che vada in questa direzione anche questa modifica. Certo, meno e lo dimostra, beh, ci sono esempi, ma dimostra anche la letteratura, porta molti casi di chi ha meno è più ricattabile di chi ha di più, perché uno che ha di più può rifiutarsi un posto di lavoro, mentre chi ha estremamente bisogno di lavorare lo accetta. Quindi sei ricattabilissimo. Nelle concerie vicentine venivano adoperati anni fa, adesso per fortuna c'è stata una grossa sensibilizzazione da parte della popolazione, venivano adoperati extracomunitari nelle concerie dove a questi non gli venivano dati i mezzi protettivi e quindi per conciare le pelli ci vogliono i solventi e via dicendo. E questi si ammalavano, ma questi non sapevano a cosa andavano incontro, al di là del fatto di avere una formazione specifica. Però questi, pur di lavorare, perché erano qua, magari sono nel nord-est, profondo nord-est, sono tanti anche dei leghisti, no? Fuori ti condannano l'extracomunitario perché non ha la casa sporca e via cioè. Però in fabbrica gli va bene che ci sia, che non adoperi i mezzi protettivi, perché così c'è un risparmio, che lavori a prezzo più basso e via dicendo. No? Ecco, queste sono perché? Perché ha estremamente bisogno. E più questo ha bisogno, più è ricattabile. Episodi ce ne sono, anche la televisione fanno vedere delle volte dei telefilm su queste cose, ma la letteratura è piena poi di romanzi anche che trattano queste cose, per cui dici una verità risaputa, più poveri sei più ricattabile, insomma. D'altra parte anche la legge ha un po' delle particolarità, diciamo, furbesche. Perché è una legge, secondo così, un rapido sguardo, che ha privilegiato i lavoratori già assunti e quindi già collocati, dando quindi queste precarietà ai nuovi, Assolutamente. un'immagine di un lavoro indeterminato, ma una precarietà per il lavoro da conquistare. E quindi ha tenuto buono un settore del mondo del lavoro che aveva già dei diritti acquisiti, rendendo ancora più precari quelli prossimi. È stata una furberia anche questa, insomma. Sì, perché lo dicevamo prima. Allora, anch'io all'interno del mondo del lavoro dove lavoro sento questo nei discorsi dei miei colleghi e dico, beh, dai, noi, ma per noi non ci tocca questo, toccherà i neoassunti. Questo è un individualismo sfrenato, ma è dato anche da non un obiettivo di prospettiva. E si creerà all'interno dei posti di lavoro questo doppio binario, i garantiti, fra virgolette, e i precari, non garantiti. Ma anche i garantiti, come dicevamo prima, non sono effettivamente garantiti, perché basta che terziarizzi l'azienda o ceda un ramo di produzione, tu sei un neoassunto. Certo. È questo che bisogna andare a dire. Beh, tu sei un neoassunto, è inutile che dici, vabbè, ma per il momento tocca agli altri per questo bene. Ma è stata una furberia perché anche nel pubblico questo per momentaneamente Non viene applicato. non viene applicato. Per cui, dicevamo prima, no, il sindacato siamo divisi in mille settori, mille rivoli, e il governo di, fra virgolette, sinistra non sa come dividi e te impera. Quindi anche qui, tanto colpiamo questo, non tanti anni fa, sono state colpite pesantemente le donne anche nel pubblico riguardante l'accesso alla pensione, no? Però sono state colpite solo le donne, nessuno si è mosso, no? E quindi colpisce di volta in volta qualche settore e gli altri, devo dire, capita a loro, per me, a me non capita e quindi sono fortunato. E siamo arrivati
che tutti arriviamo a 65 anni, per cui cioè, l'obiettivo è quello, col tempo sono arrivato. E d'altra parte fa ancora, scusami Antonella, fa ancora rilievo una grossa differenza che i cittadini dovrebbero cogliere, e cioè un politico, un consigliere così regionale magari è sufficiente che faccia una legislatura per aver diritto alla sua pensione, e invece un lavoratore è ancora precario prima di iniziare a lavorare. Quindi oltre alla precarietà del posto c'è anche una voglia di rendere ignorante questo popolo, e quindi queste considerazioni dovrebbero renderci un po' più reattivi. Sì, però cioè, quello che dà un po' fastidio a chi sta un po' più attenti, ma poi io vedo anche un po', sento un po' fuggire da parte degli attori che dovrebbero essere principali, i lavoratori, fuggire un po' dalla politica, cioè come ripulsano, ormai gli dà fastidio quello che succede, perché effettivamente dà fastidio, però non possiamo girare la testa, bisognerebbe organizzarsi e ribellarsi, ma questo è un altro paio di maniche. Però dà fastidio che i diritti per i governanti, che poi stanno diventando una casta perché si va da padre in figlio, esempio banale, qui a Mestre si candida sindaco il figlio di un altro ex sindaco, un Pelicani di sinistra, adesso c'è il figlio che si candida sindaco, e per quelli ci sono dei diritti acquisiti, cioè se per sempre. Ho visto l'altro giorno Mario Capanna che è andato in trasmissione là, no, a presentare il suo libro, e Ghiletti, non me ne intendo perché l'ho visto su YouTube, diceva: ma lei non vuole, lei prende X soldi di pensione, adesso non mi ricordo, sarebbe disposto a dargli un pezzo, so che comunque gli hanno abbassato la pensione, e lui si arrabbiava perché diceva: quello è il mio diritto acquisito. E tutti quelli che hanno faccio l'esempio, io sono partito e c'era un patto nel lavoro: io ti verso X contributi e dopo 35 anni vengo collocato in pensione. Questo era il patto. Bene, per me il patto non vale, il diritto non è mai acquisito, no? Mentre per qualcuno il diritto diventa effettivamente un diritto, e poi trova anche la legislazione, o trova quel magistrato, quel giudice, quel di Cassazione che gli dà ragione, no? Mentre per noi ultimi, siamo un po' come gli schiavi, noi per ultimi non abbiamo niente di acquisito, di dato per certo. Ecco, i politici sono una casta, ma sono in funzione di un modo di produzione, questo sì. Possono avere anche dei privilegi, e li hanno dei privilegi, perché fanno questi interessi, gli interessi del capitale, che è quello di portare soldi a chi li ha, di tenere attraverso bugie orrende, tenere buoni gli ultimi e via dicendo. D'altronde, se stai buono, scusate a chi magari ci crede nella religione, no? Se stai buono avrai il paradiso all'aldilà. Ci sarà un al di là, io non ci credo su questo, dico che la giustizia deve essere di qua intanto, per prima cosa, poi uno può anche credere nell'aldilà, però la prima cosa deve essere giustizia qui sulla terra, perché viviamo qua. Senz'altro la classe politica bada a tutelare molto bene i propri interessi, visto e considerato che non molto tempo fa, qualche giorno fa, si parlava dei vitalizi che vengono recapitati addirittura in carcere, un nome per tutti, Marcello Dell'Utri. Comunque, al di là di questo, si parlava dei sindacati, e lei ha alle spalle un'esperienza da sindacalista abbastanza lunga negli anni. Sì. Di fronte a questo decreto legislativo che verrà applicato di qui a breve, 2 o 3 mesi, come dovrà cambiare la posizione e l'azione del sindacato? E soprattutto mi chiedo come mai non c'è dalla base un movimento verso il vertice che voglia far pesare la sperequazione di questo decreto legislativo,
Perché i lavoratori non si sono ancora organizzati? Sono forse così tenuti buoni da un sindacato che sta cercando di fargli notare che tutto sommato un minimo di vantaggio è stato ancora mantenuto? Beh, il sindacato lo dobbiamo vedere che è come una struttura dove il delegato di base vive le contraddizioni del suo collega in fianco che non è sindacalista, però poi da lì in poi inizia una piramide e questa piramide si allontana, chi sale da questa piramide si allontana sempre di più dai bisogni reali e dalle situazioni reali che si vivono all'interno dei posti di lavoro. E anche salendo sulla piramide cambia anche il salario retributivo dei sindacalisti. Ecco, chi sta lavorando, chi lavora tutti i giorni, difficilmente poi dice perdo del mio tempo, del mio lavoro, no, del mio tempo di vita per fare il sindacalista, perché questo ci vuole tempo, un grossissimo passo in avanti era stato fatto con la legge 300, quindi il non dover fare lavorare e poi finito il lavoro fare il sindacalista, no? Adesso c'è gente che può fare anche il sindacalista a tempo pieno e questi lo stanno facendo per il sindacalista per mestiere, che è una cosa diversa, e il loro compito non è quello di il loro obiettivo non è quello di stimolare i lavoratori, di farli riflettere, di cercare di organizzare anche la protesta, chiedere cosa facciamo, organizziamo, no, è quello di contenere, forse, no? Sì, quindi... è un'azione contenitiva quella che viene svolta ormai, di controllo. Sì, esatto, non mi va bene il termine, perché guarda, quando nella fabbrica dove lavoro io, a qualcuno veniva proposto di cambiare sede di lavoro, quindi andarsene anche a centinaia di chilometri di distanza, il sindacalista ti viene a dire ma sì dai, vacci, perché comunque oggi avere un posto di lavoro è importante. Vedi, buttarti a terra. Cioè, alla quindi. Fine sei comunque vittima di un ricatto al quale, volente o nolente, devi cedere. Si tratta soltanto di cedere nel modo più soft possibile, con l'illusione di una tutela, perché comunque è l'illusione di una tutela, non abbiamo avuto un'azione forte come c'è stata qualche tempo fa. Insomma, gira che ti rigira, questo articolo 18 ci tenevano da parecchio a manometterlo, no? Sì, sì. Era da tanto che ci stavano provando, la prima volta si è riusciti ad arginare il problema, negli anni i lavoratori sono stati ulteriormente fiaccati dal senso di precarietà e di instabilità, tanto da portarli oggi a doverlo comunque accettare come ineluttabile, non ci sono alternative, o accetti questo o devi scegliere di quale morte morire sostanzialmente. Giustamente, come diceva lei, dottor Sgnolin, c'è chi fa il sindacalista di professione, non credo che sia la spinta più corretta, dovrebbe essere forse uno spirito corporativo a motivare l'impegno nel sindacato. Come altrettanto vero è che si fa il politico per professione in questo paese, e anche lì non va bene, non dovrebbe essere una professione, dovrebbe essere il desiderio di tutelare nel modo migliore possibile e gestire la cosa pubblica per il bene della collettività. Allora io le chiedo, questo Jobs Act, questo decreto legislativo che ha dato un duro colpo ai lavoratori, che mondo del lavoro si sta preparando a proporre ai nostri figli e ai nostri nipoti? Beh, lo dicevamo prima, un mondo del lavoro sempre più precario, sempre più
Ma questo avrà anche dei risvolti sociali, psicologici. Pensate a uno che non riesce mai ad avere un lavoro fisso, no? Salta di palle in frasca da oggi un lavoro, poi fai un corso di formazione e per trovare un altro lavoro che magari poi non lo trovi, cioè è in continuo, cioè il più debole fra virgolette psicologicamente cede, e quindi può creare anche e creerà anche delle condizioni di gente disperata, perché poi uno puoi dire prova, cerca lavoro, ma se provi un anno, due anni, tre anni, fai i corsi di formazione, per inciso questi corsi di formazione fanno fare soldi a chi fa i corsi di formazione e non porta soldi a chi è disoccupato, anche questa è una contraddizione, veramente porta a una situazione di disperazione, e poi magari qualcuno farà un gesto estremo, allora i gesti estremi, allora qualcuno si può, ah, forse qualcosa non va, ma però ormai siamo arrivati in andiamo avanti, siamo arrivati in questa situazione e queste leggi creano queste situazioni. Mi sorprende non più di tanto, ma che queste analisi non vengano mai fatte, le analisi sociologiche, perché sono quelle analisi che tengono in considerazione la persona e non l'economia. Si parla sempre di se l'economia riprende, se faremo business, se paghiamo il debito e via, ma le persone sono esseri, gli esseri umani non sono proprio più niente. Temo che ci sarà una meta-analisi su questo argomento. Il governo sarà molto pronto a fare una meta-analisi. Mi viene da ridere. Non dire altro. Una considerazione da parte mia. Sono stato qui, ho ascoltato con tantissimo interesse il dottor Zignaulin e tutta la vostra conversazione che c'è stata. Questo mi fa pensare al fatto che molte volte quando si ascoltano i telegiornali o i giornali radio, si legge anche sui giornali alcune volte, che mettono spesso l'accento sul fatto che adesso i giovani non cercano più lavoro. Cioè, va a incidere anche questo, vero dottor Zignaulin, certo. Diciamo sulle persone. Era quello che dicevo prima, cioè sì. La demotivazione, non sei più motivato per andarci, andare a cosa fare, psicologicamente noi non pensiamo mai a queste situazioni, poi ce le accorgiamo quando succede il fatto eclatante, questo sì, no? Poi certo. Sono i sociologi, psicologi, chi fa i libri, chi ci fa il film, quindi ci fanno i soldi sui disastri, cioè, perché poi succede anche questo, no? Posteriore. Prima. Esatto, bisogna pensare prima, no? È come quando si tagliano i posti letto, poi perfino strisce la notizia, gli altri vanno a vedere, ecco dove mettono i malati in corridoio, eccetera. Ma prima dove eri? Quando hanno fatto le leggi per tagliare il posto di lavori, il posto di letto, no? Negli ospedali? Sembra fatto per un altro paese questa riduzione di posti letto, non ci sono mai. Per quale paese l'hanno fatto? Per il nostro? Non credo. Certamente. È così. Va bene. Bene, Rosario, credo che noi si sia giunti al termine del tempo a nostra disposizione, sì. Vero? Sì, 19:34 in questo momento. Benissimo, allora ringraziamo davvero il dottor Zignaulin che ci ha dato la possibilità di capire la pericolosità di quanto è avvenuto in questi giorni, la pericolosità naturalmente per le generazioni future, ma anche per le presenti, perché ben chiaro è il concetto di precarietà ormai introdotto nella nostra vita in maniera subdola anche per chi ha già un lavoro e risponde ancora alle precedenti forme contrattuali e alle precedenti tutele. Grazie al dottor Giovanni Zignaulin per essere stato con noi e averci dato la possibilità di capirci qualcosa in più. Grazie a voi di avermi invitato, è sempre stato un piacere stare con voi. Senz'altro sarà ancora nostro ospite, perché non credo che la questione sia finita qui. Ringraziamo Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Grazie a tutti voi.
E diamo appuntamento ai nostri ascoltatori mercoledì prossimo alle 18.30, sempre su Saiuz Web Network, e speriamo di rivedere Massimo Bonella. Massimo Bonella ritornerà quanto prima, non vi preoccupate. Dobbiamo fornirgli la segretaria, ho capito, se no non torna. Io vedo chi l'ha visto, così. Va bene, faremo così. Va bene, allora mercoledì prossimo sempre alle 18.30. Grazie a tutti e a presto. Arrivederci. Ciao.